Ciao a tutte ragazze, in uno dei miei ultimi video vi ho fatto vedere che sul sito di Bioalchemilla ho acquistato un brush in crema. Esattamente il brush è questo qui della Neve Cosmetics. La colorazione, era attaccato l'adesivino sul lato, l'ho attaccato nel fondo anche se si copre parzialmente il disegno della rosa, ma se no, se lo dovrò ricomprare, non mi ricorderò più che colore è. È il color Monday Rose, che corrisponde al lunedì della settimana, il primo colore, insomma. Allora, leggo i capelli perché lo proviamo insieme. Allora, sapete, facciamo un po' di preamboli nel frattempo. Allora, io utilizzo il brush in crema tutti i giorni della settimana, tranne il weekend. Dove nel weekend, più che altro la domenica, quando faccio dei trucchi, magari trucco un po' gli occhi e questa tipologia di blush, questo colore più che altro di blush, non si fa tanto con il trucco occhi, ne utilizzo uno in polvere. Lo utilizzo in polvere solo saltuariamente perché è contrario a, sapete, il percorso che io ho intrapreso con il kit di normalizzazione di Bissolla, ovvero non utilizzare mentre si fa questo trattamento con queste creme, ma in generale di non utilizzare trucchi in polvere che ostruiscono i pori, sono pieni di schifezze. Poi magari qui sotto nel box informazioni vi metto il link cioè vi faccio un copia e incolla di quello che dice Bissolla dei trucchi in polvere. Allora, vedete che c'è il sole, cioè nella mia postazione qui c'è il sole, mi sono dovuta spostare tutta lateralmente. Boh, speriamo di riuscire a vederci qualche cosa. Allora, aspettate che prendo anche uno specchietto. Allora, come vi dicevo, utilizzo la domenica questa palette, così la terminerò, dell'Oreal Infallible Blush Paint, è nella colorazione Amber, ve la faccio vedere così, ma comunque sul mio canale avete già una recensione di questi, approfondita di questi blush. Vedete, io utilizzo più che altro questo colore, questo, come blush. E questo è a volte anche questo, ma questo è molto brillantinato. E questo colore e questo li uso come illuminanti o come ombretti, e questo lo uso veramente, veramente poco. Niente, questi sono ottimi, durano tutto il giorno, niente imparagonabile ai blush in crema, però insomma, vogliamo guarire da queste macchie? Va bene, vogliamo non mettere schifezze sulla pelle? Allora ragazze, voi mi vedete lì, io mi do un'occhiata qui perché non ci vedo, se no. Allora io ho già preparato la pelle, vabbè, ho già fatto la mia skincare routine, quindi detergente viso, siero, crema viso e BB cream. Sempre Bissol naturalmente, vi posto anche di questa qua sotto, sia come vi ho detto prima il kit di normalizzazione, sia il video che ho realizzato sulla loro BB cream. Aspettate che ve la faccio anche vedere, che è questa qua, nella colorazione la mia Caramel 03. Allora, parliamo di questo blush. Allora, a parte la colorazione, che è questa qua, Monday, che loro lo chiamano tipo un rosa cocomero, vellutato, una cosa del genere. Allora, la texture è bella dura, quindi va praticamente scaldato prima di applicarlo. Io ho provato l'applicazione con le mani, ma mi trovo male, in quanto quando voi prelevate il prodotto lo dovete scaldare. Quando poi andate a fare così per spalmarlo, rimangono delle zone dove c'è più prodotto e zone dove ce n'è altro, e bisogna un pochettino scaldarlo, spalmarlo per bene. E noto che con le mani rimangono più delle zone dove c'è più prodotto e alcune zone dove ce n'è meno. E poi, anche se sul web ho sentito pareri contrastanti, io devo dire che comunque sposta un po' il prodotto al di sotto. Forse dipende che tipo di prodotto uno utilizza. Naturalmente, se si utilizza un fondo che levica la pelle pieno di siliconi o comunque un prodotto diverso da quello che utilizzo, io starà più fermo, ma con me no.
Quindi io questo ho provato a utilizzarlo con le mani, ma non sono tanto stata soddisfatta, probabilmente forse con le mani è più adatto a un ritocco. E quindi utilizzo un pennello a setole sintetiche e questo sarebbe a dire il vero un pennello per fondotinta. Ma che io utilizzavo per il fondotinta. Dato che adesso il fondotinta non lo utilizzo più, ma utilizzo la BB cream, che la spalmo con le mani o con un pennello da fondotinta, ma fatto in modo diverso, comunque ve lo farò vedere in futuro. Utilizzo questo, che ha le setole, fino dove sono nere sono super super compatte, dove sono bianche adesso rosine, perché ho già utilizzato il verso nei giorni scorsi, più fini. Quindi adattissimo. Alcune ragazze mi hanno detto: "Ah, io utilizzo anch'io il pennello per il blushing crema, ma non so se il mio sia fibre sintetiche o fibre naturali." Beh, ragazze, quando lo toccate ve ne accorgete. Cioè, un pennello super super morbido, setoso, come quando vi toccate i capelli, sì, è in fibre naturali, fibre sintetiche, si sente che è più plasticoso. A parte che ve ne potete accorgere sinceramente dal prezzo, perché quelli in fibre naturali costano un botto. Io ne ho un kit che mi sono trovata benissimo, che l'ho trovato anche a poco prezzo, ma sono sicura che fibre naturali e insomma, mi sono trovata benissimo. Allora andiamo. Allora io lo poccio qui e poi lo scaldo facendo questi movimenti. Poi prendo il mio specchietto, vi faccio vedere. Allora io parto da qua a applicarlo perché non voglio farmi troppo le gote tipo Ivy. Non so quanto si potrà vedere perché sinceramente il colore, vedete com'è pieno il colore. Poi dovete incominciare a, cioè non è che posso andare in giro così, cioè bisogna un po' sfumarlo. Quindi io con movimenti circolari cerco di spalmare un po' il colore qua e là. Do anche un pochino verso la tempia. Mi piace il blush anche, non mi piace che il blush venga troppo avanti, però non mi piace neanche che sia troppo basso. Quindi io cerco sempre di andare un po' più in alto verso l'occhio. E quindi per questo motivo vi consiglio, ragazze, se non siete più giovanissime e comunque secondo me dai 40 in su, di non stare troppo vicino, di non cioè di stare vicino anche a questa zona qua se vi piace. Perché il blush ci sono delle regole per applicarlo, ma io sono dell'idea che ognuno se lo deve dare come gli piace, secondo me. Perché io vedo ragazze che hanno questa gran rigona, altre che ce l'hanno su tutta la guancia, altre che ce l'hanno. Stanno bene, quindi secondo me ognuno dovrebbe applicarselo un po' come gli pare. E come stare a fare delle prove e vedere che come stanno meglio. Vedete, io lo picchietto. Ah, vi stavo dicendo, questa zona qui, ragazze, state attente se usate quelli che sono molto perlati perché mettono in evidenza i blush perlati le rughette, le pieghette, le rughette. Vedete, qua ne ho applicato già meno, vedete diverso l'effetto. Mi sono messa qui perché c'era questo gran sole, ma mi sembra che non si veda tantissimo. Dopo, prima, quando ho finito il video, mi avvicino alla finestra e vi faccio vedere. Sì, di qua ne ho messo decisamente di più. Allora, questo colore è adatto un po' a tutti. Nel senso che secondo me si può tranquillamente, io lo trovo molto, cioè bisogna spingere un bel po' per far uscire il prodotto, ecco, per scaldarlo, per quello che vi dico. Forse le mani sarebbe più adatto perché si dice con il calore del corpo a scaldarlo di più, però io mi trovo meglio con l'applicazione a pennello, ci vuole più tempo, quello sicuramente. Ciao ragazze, mi sono messa in bagno al piano di sopra che c'è molta più luce, così potete vedere l'effetto reale del blush. Allora, come vi stavo dicendo prima, questo blush è un colore che sta bene con tutte le carnagioni, con tutti gli incarnati, però limita secondo me molto il make-up occhi, in quanto se fate un make-up dei toni caldi negli occhi, non lo vedo così rosato, non lo vedo adatto. Limita anche molto il make-up occhi al rossetto, perché avete un tono sul violetto, roseino qua, un rossetto che adesso qui sembra fucsia se mi allontano, vedete? Sembra vicino, in realtà è un bellissimo color carne, rosa carne, quello che vi ho fatto vedere di Rimmel, quello con la tenuta estrema.
che vi ho già fatto il video di presentazione, cioè c'è già sul mio canale un video del preferito del mese, vecchissimo, non sto a dilungarmi ancora. E niente, adesso io ho finito il make-up, così avete un'idea precisa di come risulta nel complesso. Complesso. Io lo applico la mattina e fino a dopo pranzo più o meno resiste, poi va ritoccato. Non ha la tenuta estrema del blush della L'Oreal che dura veramente tutto il giorno, quando andate a struccare è ancora lì. E niente ragazze, il prezzo ve l'ho già detto, va bene, l'altro video di Biolchemilla dove vi ho presentato anche gli altri colori, dove vi ho detto che ci sono anche sfumature, quindi se state vedendo questo video e non avete visto l'altro dello spacchettamento appunto di Biolchemilla, andatelo a vedere. E questo, niente, questo è tutto. Quindi, se vi interessa provare questo blush in crema, eccolo qui. L'effetto è questo. Vi ricordo, ragazze, che il blush in crema è l'ideale, perché se non essendo in polvere non occlude i pori, non dà problemi. È un blush certificato. Comunque vi metto tutto qui sotto nel box informazioni. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, scusate le riprese un po' accampate, ma per farvi vedere il colore reale non mi rimaneva altro che fare delle riprese così, perché non volevo farvi vedere un colore fittizio che non fosse. Tanto tra noi è il bello proprio di questi video, proprio quello, secondo me, la casericità, si può dire, di questi video. Così direi che è proprio il colore reale. Ho finito, vi stavo dicendo prima, il make-up applicando questo rossetto della Rimmel, sì, Rimmel, il mascara della Rimmel, la matita per le sopracciglia di Sienna, Light Brown. E la BB Cream di Bisolla, non ho altro in viso se non praticamente sono tutti i prodotti in crema. Sì, praticamente tutti i prodotti in crema. Non ho ombretto, non ho correttore, non ho correttore sulle macchie. Vedete, si intravede un pochino il mio macloasma. E vedete, verificate voi come stanno andando i lavori. Vi farò un video aggiornamento sulle mie macchie, ma più avanti, direi questa primavera. Non si può giocare a caro un prodotto dopo solo 2 mesi di applicazione. Va bene, ragazzi, vi mando un super bacio. Se vi è piaciuto il video, vi stavo dicendo, lasciate un po' l'incensura, lasciatemi un commentino se avete degli altri blush in crema interessanti ma certificati da farmi conoscere. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i futuri video. E vi mando un super bacio. Alla prossima!